Originale per dei cattivi. E allora, si acchiappano i cosi rossi, ok? Non si può girare in tondo all'infinito! Mi verrà una crisi epilettica! Ok, non si è andato troppo male. Per il disturbo voglio offrirti il tuo primo lancio col paracadute. Senza paracadute. Sto scherzando! Sei molto sexy così, lo sai? Ma quando è che ti levi le calze? No, non prenderla così! Guarda che cosa ho trovato! Il manuale! Qui c'è tutto! Se leggiamo, scopriremo come cavarcela! Allora c'era una volta il loom, l'armonia, l'amore, la pace! Ah, ma è una sceneggiatura! All'improvviso, André trasforma i loom rossi in hoodlum! Il mondo è in pericolo! Ah, ecco, qui dice che Globox se n'è andato con le tue mani! Beh, fifone com'è, sarà nascosto da qualche parte! Ah, non sarà facile mettergli le mani addosso, soprattutto per te. A proposito, ho dimenticato di dirti, ogni tua azione ti fa segnare dei punti. Ecco, guarda il contatore, ti faccio vedere. Quando segni dei punti, compare l'indicatore e passi in modalità combo. È qui che si fa interessante, perché in modalità combo le tue azioni valgono molto di più. Ma non esaltarti troppo, perché la modalità combo scompare se non segni altri punti. Ultima cosa. I punti fanno accedere a dei livelli nascosti, quindi cerca di fare il punteggio migliore. Beh, il manuale non è straordinario, ma cercando bene si dovrebbero trovare due o tre corsetti. Ecco! Qui dice che per saltare bisogna utilizzare il pulsante di salto. Ma davvero? Chi l'avrebbe detto? E qua dice che per attaccare bisogna premere il pulsante di attacco! Bravo! Sul serio? Pagano davvero della gente per scrivere queste stupidaggini? Non c'è un secondo da perdere! Dobbiamo riacciuffare Andrei prima che raggiunga il cuore del mondo! Guarda, dei salvatanai! Non sono in vino, ma ho idea che contengano qualcosa! Beh, immagino che dovrai rimontare. Tornare al concilio alle 5 del mattino con un colpo al naso, certo non deve essere facile. Presto! André si avvicina al cuore del mondo! Thank you.
André! Ma dov'è André? Andiamo a chiedere i monaci. Il cuore! È là che sono concentrate tutte le energie del mondo! Apparentemente André non l'ha toccato. Strano. Oh, avete visto André? Tiratemi fuori! O gli morde l'inguaglia! Questa razza di idioti, lo sospettavo! André non è morto! Non si può tenere Globox vicino al cuore, è rischioso. Rayman! Globox è tuo amico! Portalo dal guaritore della foresta di Chiarafoglia! Lo conosco! Saprà come eliminare André. Rayman, attento! André è un lupero! I luneri sono perversi! Darà di sicuro delle abitudini riprovevoli a Globox. Ci si rivede in Rayman 4. Ma chi ha cantato la musica? Spero di non aver rotto niente. Musica, dove sei? Chiudi e fammi uscire di qui! Ho sete! Rayman, bisogna che vada a farmi curare. Non arrivate mai dal corridore della foresta! Mi stramaranno qui! Devo andare a spegnere il barbecue. Rayman, è il momento di travestirsi. Devo andare al dottore. Soccorso. Soccorso. Datemi da bere! Ma il giro si chiude!
Globox, o mi dai da bere, o ti aspiro l'intestino grasso come fosse un foglio di cocina. Rayman, laggiù! È lo studio del guaritore! Ci siamo! Mi fai ridere! Ragione! Presto, Rayman! Devo andare a farmi curare!
di guardone! È una vergogna! Non l'ho fatto apposta. Non ne voglio sapere! Andate a fare le vostre porcherie altrove! Sfortunato e imprudente! E chi osa entrare in casa mia? Andiamo ad accoglierlo come si deve! Thank you.
Ecco palla di cannone Bill! Farò di te il mio scintilletto preferito! Sì! Rayman è tornato! Ma che? Ma no! Lascia stare Rayman! Vedi, ma ciò l'hai! Come ti compiango? Ti hai avuto la sfortuna di diventare la preda di Razov? Che sono io, il cacciatore! Finalmente siamo arrivati nella landa. Comunque qui è stranamente caldo. Ma aspettavo che la landa fosse spaventosa e piena di fantasmi. Invece no. Che sciocco. Che sciocco! Che sciocco! Dove possiamo? Globox, smettila di mangiarti le caccole! Ho l'impressione di essere seduto su un tonchino! Chip! Ehi, Rayman! Guarda, volo! È divertente! Thank you.
Rayman è sempre lui il più forte. E anche il mio migliore amico. Ma anche il mio migliore amico! Ma... No, questa volta non ci vado, ho paura dei dottori. Brucia! Presto! All'ombra! Thank you.
Rayman, sono qui! Soccorso! Ehi, non c'è qualcuno che ha dello sciroppo per la tosse? Mi divertite molto a prendermela con uno tutto solo. Oh no, certo che no, che idea! Soccorso! Ehi, ti va di venire al gong party di sabato? Mi piacerebbe molto, ma mi stupirei se mio papà mi lasciasse uscire e mi capisce ultimamente. Spostatevi, è mio. Hai l'aria sveglia, straniero. Bene. Mi piace la gente sveglia. Il loro cervello è più buono. Ora vedremo come te la cavi nell'arena del destino.
fallo testa di rapet infilzo col tuo stecchino! Mi chiedo che tipo di potere ti ha dato il Tetris. Evviva! Il Tetris ti ha dato il potere di cambiare i loom neri in loom rossi. Soccorso! No, no, no! Niente mi farà muovere da qui! No! Ah, Reflux e Andrei hanno unito le loro forze e hanno rubato lo scettro di Gumzi, il re bambino dei Dignaren! Potranno invocare i Leptis e acquisire poteri inimmaginabili. Questa porta dà su una scorciatoia che vi permetterà di riprenderli. Affrettatevi! Sono carini quei guaritori, ma se vogliono che ci si affretti potrebbero almeno darci una mano. Roba da matti! Tutte le volte che c'è da salvare il mondo non c'è mai nessuno! Meno male che ci siamo noi. C'è come se avessimo tempo di giocare! Com'è? Non siamo ancora arrivati! E i guaritori hanno il coraggio di chiamarla scorciatoia! Per fortuna ho capito come si apre la porta, ma comunque... Abracadabra! Abracadabra! Cthu! Beladani Cthu! Cthu! Beladani Cthu! La scorciatoia fa una nuova deviazione! Ho la sensazione che tocchi di nuovo a me! Stullu!
Arrivate tardi, Reflux e André, zi sono già imbarcati. Beh, se riescono a invocare il Leptis, riducono il mondo in fumo. No. Cato, prendete la barca e riacciuffateli. Thank you.
Salve, Rayman. Senti giù prima di me e cerca di fermarmi. Sono completamente congelato. Devi arrivare giù prima di me. Rayman, puoi mettere il riscaldamento? Andrea, di là, ne sono certo. Una buona madre sa sempre cosa combina il suo bambino. Buongiorno. State entrando nel quartier generale di Black Lusa. Temperatura esterna, meno 52. Temperatura interna, 37,2. In aumento. Oh, ha una voce incredibilmente seducente, la signora. Vorrei tanto conoscerla. Siete entrati nella fonderia, il posto più caldo di Black Lusa. Il controllo traffico aereo annuncia che il Lectis sta per atterrare in cima alla torre. A causa dell'estrema suscettibilità del Dio, vi preghiamo di non bere in sua presenza e di evitare di controllarvi la temperatura interna.
coloro che pensano ancora che Rayman sia più evoluto di me, ho una semplice domanda. Avete contato quante volte ha perso Rayman dall'inizio della partita? Ma in ogni caso certo più di me, visto che io non ho mai subito sconfitte. Conclusione? Vi trovate attualmente nella sala della macchina urgente. È qui che... Ehi tesoro, passami il microfono! Chiamate Crippot e bloccate tutte le uscite! Rayman non deve toccarne la... Yeah!
Guarda cosa ho trovato! Non so dove sono i freni! Globox, come va? Globox, rispondimi! Oh! Hai avuto paura, eh? Oh, i miei occhiali! André! E papà e lo zio Rayman! Stiamo arrivando! Ci sono gli amici di Andrea che vengono alla festa! Chi si diverte? Rayman, hanno beccato! Avrai una penalità! Guarda gli ingranaggi! Incredibile! André gioca già al meccanico! Oh, com'è grande l'appartamento di André! Che feste ci si potrebbero fare qui dentro! André! Mi senti? Il tuo loft è strepitoso! Forse ci manca solo una finestra! Il mio André! Dicono che sta invocando il possente Tetri! Dimmi che non è vero! Sono spessi, eh? Questa sì che è una costruzione solida! Reflux! Come sei grande e forte! Con l'energia del tuo scettro potrò riprodurmi all'infinito! Sì, André! Non c'è! Avevo promesso di servire di Rayman su un vassoio! Divertiti! Thank you.
del tuo scettro! Rayman, non devi neanche toccarlo! Sono io! Salta su! Andiamo sul Tetris! Andrea non può essere che lassù! Buongiorno, signore! Dica, ha visto Andrea? È un non nero, un po' turbolento. Si diverte a distruggere il mondo! Signore, non sembra ben visto. Pure ho fatto la domanda di Andrea, vero? Ecco perché non riuscivamo a trovare Andrea. Reflux l'ha catturato. Thank you.
Toccatemi, no, no, Globox, aiutami, ho paura, no, no. Eccoci al punto di partenza. Almeno si potrà dormire tutta la notte.